quanto ha influito la figura di suo padre nella scelta lavorativa prima e nella sua carriera poi? Beh, è innegabile che l'influenza c'è stata perché quando ero ragazzo frequentavo il suo atelier, il suo laboratorio. Quindi dopo scuola andavo da lui, facevo i compiti, diciamo così, da lui, prima di tornare insieme a casa. E quindi è chiaro che per me entrare in quella era come entrare nell'antro di un mago, no? Di un prestigiatore. E quindi vedevo queste strane creature che sembravano spaventose, in realtà non lo erano affatto. Però andando poi al cinema a vederle mi rendevo conto del potere dell'immagine in movimento, cioè il potere del cinema nel creare un personaggio che alla fine poi dà un sacco di emozioni, che vederlo invece immobile e statico non dava nulla. Quindi io ho imparato un grande segreto, cioè l'emozione creata dal movimento. Quindi questo è stato uno anche dei concetti espressi da mio padre più volte. L'immaginazione, diciamo, il potere dell'immagine, il piacere di scrivere delle storie sono sempre state, diciamo, intorno a me e quindi mi hanno condizionato da quel punto di vista, anche poi lavorativo, quando poi ho deciso di intraprendere la carriera cinematografica. Lei ha conosciuto anche Spielberg da ragazzo? Sì, Anche lui ha naturalmente lasciato un'impronta, immagino. Spielberg, io avevo 33 anni quando l'ho conosciuto e non posso dire che è cioè, veramente una persona incredibile, perché anche a quella giovane età la cosa che mi impressionò moltissimo era la conoscenza totale del mezzo cinematografico, non soltanto regista di attori, diciamo così, ma una competenza tecnica veramente incredibile. E quindi vederlo al lavoro era veramente un piacere enorme. Lei è regista, sceneggiatore, scrittore. Quale veste sente più sua? Beh, sono tre, diciamo, elementi della stessa medaglia, se così si può dire, perché in effetti parliamo sempre di storia, ciò che cambia è il mezzo con il quale descriviamo le storie, quindi fotografia in movimento per il cinema, la parola per il libro, io scrivo per ragazzi soprattutto, e quindi diciamo fa parte, sono tre elementi però della stessa filiera, e quindi mi diverto saltare da un'esperienza all'altra perché ognuna di queste tre esperienze dà qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso. E quella che le dà più soddisfazione? Beh, al momento scrivo per la scrittura per ragazzi, sì, scrivo per una casa editrice, la Lesher di Torino, poi questi libri, non tutti naturalmente, vengono adottati nelle scuole come materiale didattico e di studio. E per me è estremamente così positivo poi andare nelle scuole quando adottano il libro per i famosi incontri con l'autore, quindi mi diciamo, incontro questi giovani studenti e quindi per me è interessante condividere esperienze, rispondere alle loro domande, Ecco, quali eccetera. sono Per le domande più ricorrenti dei giovani d'oggi? la scrittura, Sì. ecco, la domanda che fanno praticamente tutti è quanto tempo ci vuole per scrivere un libro. Oppure che tipo di tecnica adotto per arrivare a scrivere una trama, un intreccio. Ecco, queste diciamo sono le due domande principali. Esattamente, Queste sono le cose che incuriosiscono di più, insomma. cioè arrivare da un punto A a un punto Z, il saper fare questo percorso, no? E questo forse è l'ostacolo più grande a chi decide di iniziare a scrivere un racconto, no? È una tecnica che si può tranquillamente insegnare. È chiaro che bisogna avere la passione iniziale per poi arrivare a farlo. Ma lei è anche insegnante? Ultimamente sì, da circa 3 anni sono stato chiamato dall'Università Americana di Roma come docente di cinema e quindi anche quella è un'ulteriore attività che faccio. Ci impegniamo molto a livello di università, a livello di facoltà di cinema, appunto a seguire vari ragazzi che intraprendono la carriera cinematografica. Terni è stato un po' un volano dal punto di vista cinematografico, mi riferisco agli studi di Papigno con Benigni, ma anche qui al Centro Multimediale. Adesso queste due location, chiamiamole così, sono praticamente abbandonate. Lei non avrebbe un'idea per risollevarne un po' le sorti? Ma sì, io di idee ce ne sono tantissime, fortunatamente le idee non mancano. Che Purtroppo il cos'è che cinema manca allora? manca innanzitutto una certa cultura e un certo amore per il cinema, che al momento purtroppo non è tanto, come dire, non è tanto celebrato.
Ma lei si riferisce a Terni o in Sì, generale, no, no, proprio a mi riferisco Terni? specificatamente alla città di Terni dove siamo stati per un paio d'anni quando ci fu l'Accademia degli Effetti Speciali. Quindi probabilmente bisognerebbe, non lo so, incentivare un pochino, l'amore per il cinema. Questa è la prima cosa. Seconda cosa, è chiaro che, ci vogliono degli investimenti, investimenti importanti, ma non necessariamente solo per il cinema, per tutto ciò che è arte rappresentativa, mi riferisco anche al teatro, per esempio. Ci vogliono investimenti. Il cinema e il teatro oggi come oggi purtroppo hanno esigenze economiche piuttosto importanti. Il binomio di queste due cose certamente porterebbe a un risveglio, diciamo così, no? Importante, creativo, che possa dar lustro e richiamare anche altre produzioni, in città. Un tentativo in questo senso si farà tra qualche giorno, dall'11 di dicembre, con Umbria Land. Anche lei sarà presente a questa iniziativa cinematografica. Esatto, io presento un documentario antologico sulla vita di mio padre e poi spero ci sia un dibattito con domande, curiosità, eccetera, alle quali rispondere.